cosa ti piace di questa Milano e cosa non ti piace? Non mi piace quasi niente, anche perché io sono di Genova e quindi Milano per me è una violenza quasi sessuale. Sono stato estirpato dalla mia città in cerca di lavoro come un migrante, quindi Milano non è molto accogliente. Diciamo che sono 10 anni che ci abito e non mi manca mai. Quindi, non lo so, non mi piace tantissimo. Mi piacciono i parchi. I parchi, Palestro, Sempione, sono belli, sono anche molto popolati. E la settimana della moda, più che altro per guardare, solo guardare. No, non mi piace la situazione del traffico, non mi piace come viene come vengono gestiti gli spazi pubblici, secondo me mancano dei luoghi di aggregazione, e dovrebbe essere rivisto un po' il piano regolatore, si fa tutto in funzione delle macchine e poco in funzione delle persone, per cui secondo me bisognerebbe dare più spazio alla gente, più punti di ritrovo isolati dal traffico, dal casino, dal bordello. Come speri di vederla cambiata fra 5 anni? Fate la fermata della metro Linate! Che siamo l'unica città contro qualsiasi norma europea al mondo che abbiamo un aeroporto in città e non c'è la fermata della metro. Ma come, cioè, vedi, ma Forlanini è dritta e sono 2 chilometri di strada dritta. Milano è pianeggiante, sotto non c'è niente, fate un buco e fate arrivare la metropolitana Linate, così uno che deve andare a prendere l'aereo parte da casa e con la valigettina scende. Lo fanno negli altri paesi del mondo dove l'aeroporto è a 40 km dalla città, noi ce l'abbiamo sotto casa, facciamo una fermata. No, spero di vedere un po' più verde, uno, che mettono un po' più di alberi, un po' più pulita, più razionale più che altro, e con un po' meno rotonde che non servono assolutamente a niente. Fate i semafori, io ci sto a fermare il semaforo, hanno inventato le macchine quelle che si spengono. Fate i semafori, le rotonde non servono a niente. Le rotonde servono solo a far girare quelli che ti puliscono il vetro così, tutto. Non servono a niente, non eliminano il problema dei lavabetti. Cosa chiederesti al futuro sindaco, chiunque esso sia? Io so chi vorrei che fosse, però credo che non si possa dire. No, non so, ci sono tante cose da chiedere a questo sindaco, al prossimo sindaco che sarà. Gli chiedo più che altro magari di realizzare un progetto, uno solo. Cioè, invece di cercare di ribaltare la città da cima a fondo per compiacere l'elettorato, cosa che nessuno ha fatto ma che tutti hanno promesso, gli chiederei di impegnarsi magari su un progetto alla volta, magari pianificando il miglioramento di questa città nel corso degli anni, cioè facendo un progetto con un respiro ventennale, però realizzare una cosa alla volta. Se si risolve il traffico, risolviamo il traffico, però almeno andiamo a mettere un tassello dopo l'altro. Vorrei che non si impegnasse a 360 gradi a cambiare il volto di questa città, perché spesso i sindaci o le varie amministrazioni che si sono succedute hanno creato cose molto visibili per i cittadini per proteggere la propria campagna elettorale presente e futura. Io invece chiederei a questo sindaco di fare una cosa, una, che la vediamo tutti e sia quella, e poi di volta in volta ne andiamo a realizzare una alla volta. Questo credo che sia la cosa migliore da fare, una cosa qualsiasi, basta che sia una e che sia visibile e che sia a beneficio di tutti.